Radio Maria. Trasmettiamo i doni dello Spirito Santo. Catechesi di Padre Livio. Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il mio libro, I doni dello Spirito Santo. Stiamo facendo il secondo dei doni dello Spirito Santo, il dono dell'intelletto. Abbiamo già visto la natura di questo dono, la necessità di questo dono. Nella catechesi odierna vedremo gli effetti mirabili di questo dono alla nostra vita. Ecco, e poi naturalmente vedremo come sempre i vizi opposti al dono dell'intelletto, anche i mezzi per incrementarlo. E vorrei dire, cari amici, allora, che il dono dell'intelletto porta alla perfezione la virtù teologale della fede, nel senso che sotto il profilo proprio del progresso della nostra vita cristiana, il dono dell'intelletto ci porta a quella fase della vita che è la fase mistica, cioè della contemplazione di Dio. E quindi perfeziona la virtù della fede, così come il dono della sapienza perfeziona la virtù teologale della carità. E qual è la natura specifica del dono dell'intelletto? È quello di darci la possibilità di intus leggere, di leggere dentro, nell'intimo, le verità della fede. Come sapete, cari amici, noi crediamo nelle verità della fede, ma queste verità della fede sono strumenti per portarci a un rapporto personale con chi? Con la Santissima Trinità, col Verbo incarnato, con Maria, con gli angeli, con i santi, con il mondo soprannaturale. Cioè, il cristianesimo non è una filosofia, il cristianesimo è un altro mondo, voglio dire, cioè, oltre al mondo visibile c'è un mondo invisibile. La virtù della fede ci permette di di avere la conoscenza di questo mondo invisibile, però il dono dell'intelletto fa sì che noi andiamo al di là delle formule per entrare in rapporto con le persone. Ecco, per cui si passa giustamente alla fase contemplativa. Voi sapete quello che veniva raccontato del santo curato d'Ars,
che passava ore non solo in confessionale ma anche davanti all'Eucaristia, al Santissimo Sacramento dell'altare. Ebbene, cari amici, stava lì davanti in silenzio, in ginocchio in silenzio, e appunto la fede cosa ci dice? La fede ci dice che lì nel Santissimo Sacramento dell'altare è presente Gesù col suo corpo, sangue, anima e divinità. Quindi le verità della fede, la verità della presenza reale ci conferma che Cristo, che sotto l'apparenza del pane e del vino è presente Christus totus, il Cristo totale, no? Cioè, nella sua umanità e nella sua divinità. Qual è il passaggio successivo, quello che ci offre, che ci dà la possibilità, questo dono dello Spirito Santo? È quello di metterci davanti al Santissimo Sacramento dell'altare e contemplare questo mistero. Infatti, interrogato su che cosa dicesse in questi momenti di preghiera, il curato d'asse rispondeva: lui guarda me e io guardo lui. La contemplazione è la sua formulazione più semplice e più immediata. Lui guarda me e io guardo lui. Questo è, cari amici, il dono dell'intelletto, ci porta al di là delle formule, delle verità di fede, per entrare nel rapporto interpersonale con Dio. E questo è vero per tutte le verità della fede, insomma, ecco, la vita dei santi sarebbe ricchissima di questi esempi. Perché, cari amici? Perché non bisogna dimenticare che Dio si comunica a noi, però sempre attraverso dei segni che in qualche modo lo coprano. Cioè la rivelazione, sempre in qualche modo anche una velazione. Per esempio Dio si comunica a noi attraverso la natura, no? Però la natura in qualche modo copre Dio, ci impedisce di vederlo, anche se la natura ci mostra la sapienza, la potenza e l'amore di Dio. Per cui noi nella natura vediamo le tracce di Dio, ma non vediamo Dio. In un certo senso la natura ci vela Dio. Questo sul piano naturale. Sul piano soprannaturale, cari amici, pensiamo per esempio alla Bibbia. La Bibbia è parola di Dio. Però questa parola di Dio ci arriva a noi attraverso un autore umano, e quindi attraverso un linguaggio umano, attraverso una mentalità di un autore umano ben preciso, che ha una sua mentalità, una sua prospettiva, molte volte anche una sua teologia, no? Per cui la parola di Dio arriva a noi attraverso la mediazione della parola umana. Pensiamo a quello che è la rivelazione per eccellenza, che è quella del Verbo che si è fatto carne e che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ebbene, cari amici, lo splendore della divinità, della persona del Cristo è velata dalla sua umanità, per cui noi dobbiamo andare oltre questo segno visibile che è la santa umanità di Cristo per contemplare la sua divinità. Questo è vero per la persona di Cristo, la sua persona divina velata dalla sua umanità. È vero dalla parola di Dio che è incarnata nella Bibbia in una parola umana. È vero per la Chiesa, cari amici. La Chiesa che è il corpo di Cristo, che è il prolungamento di Cristo dalla storia, però è velata, questa presenza di Cristo è velata dalla nostra umanità. Questo perché anche questo è vero anche per la Chiesa in generale, ma anche per i singoli sacramenti in particolare. Perché i singoli sacramenti sono segni sensibili, efficaci della grazia, per cui in ogni sacramento noi non vediamo l'azione dello Spirito Santo, vediamo il segno. Per esempio nel battesimo l'acqua che lava indica il segno dell'azione dello Spirito Santo che purifica l'anima dal peccato originale e la riveste della grazia santificante. Però noi vediamo l'acqua, non vediamo lo Spirito Santo. E anche nella cresima, in ogni sacramento, nella cresima noi vediamo il vescovo o il suo incaricato che impone le mani, non vediamo lo Spirito Santo che scende. Allora è proprio la fede, ma soprattutto il dono dell'intelletto, che ci porta al di là dei segni visibili e che ci porta nella dimensione soprannaturale. Per cui cogliamo appunto il mondo soprannaturale che si manifesta a noi coprendosi delle cose naturali.
Allora, vediamo insieme adesso a pagina 27, per chi ha il nostro libro, questi effetti mirabili del dono dell'intelletto, che come tutti gli altri doni dello Spirito Santo non viene dato ad alcuni in particolare, no? Ma i doni di cui vi parlo io, che sono i sette santi doni, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il santo timore di Dio, sono doni dello Spirito Santo che vengono donati a tutti coloro che fanno un cammino spirituale e che, essendo in grazia di Dio ed esercitando la virtù della fede, della speranza e della carità, che sono le tre virtù teologali, e la virtù della prudenza, della giustizia, della fortezza e della temperanza, che sono le quattro virtù cardinali, e proseguendo nel loro cammino spirituale arrivano a questi sette santi doni con i quali lo Spirito Santo diventa la guida della loro vita e loro sono totalmente docili all'azione dello Spirito. Quindi tutti noi possiamo acquisire questi doni, cari amici. Allora vediamo a pagina 27 gli effetti del dono dell'intelletto. Sono, scrivo, veramente mirabili gli effetti che questo dono produce nell'anima, perfezionando la virtù della fede ed elevandola a quel grado di incredibile intensità testimoniato dalla vita dei santi. L'intelletto manifesta le verità rivelate con tanta chiarezza che, senza svelare il mistero, dà a chi lo possiede una sicurezza totale della verità della nostra fede. Per cui chi dona dell'intelletto, cari amici, ha superato i dubbi della fede, ha superato le fragilità della fede, è forte nella fede, ha una sicurezza totale delle verità della nostra fede. Lo vediamo sperimentalmente nelle anime mistiche che hanno sviluppato questo dono in grado eminente. Sono disposte a credere il contrario di ciò che vedono con i loro occhi, prima di dubitare anche minimamente di una sola particella delle verità della fede. Quindi il dono dell'intelletto rende la fede stabile come una roccia, rende fermissimi nella fede. È un dono di cui hanno bisogno soprattutto i teologi. San Tommaso lo aveva in grado straordinario e così i grandi teologi della Chiesa che sono stati santi, anzi i più grandi teologi sono tutti dei santi, perché sono quelli che hanno sfornato, voglio dire, pensiamo ai padri della Chiesa, no? Grandissimi teologi, grandissimi santi, ma anche i grandi teologi del Medioevo erano grandissimi teologi, ma grandissimi santi, da San Tommaso a San Bonaventura, ad Oscotto, Sant'Alberto Magno, eccetera, no? Purtroppo col passare del tempo la teologia è diventata più un mestiere, ma se questo mestiere non è sostenuto da una vita santa, cioè un mestiere nel senso elevato dalla parola, cioè se questa scienza umana applicata alla teologia non è però sostenuta da una grande fede, non è sostenuta da una vita santa, è chiaro che la teologia poi finisce per essere una teologia inefficace, non nutre l'anima. Dunque un dono, quello dell'intelletto, dice San Tommaso d'Aquino, e lui lo aveva in un modo straordinario, di cui hanno bisogno soprattutto quelli che si occupano di teologia, perché possono penetrare il più profondamente possibile le verità della fede e perché la teologia non diventi per loro un mestiere, ma si mantenga sempre a livello della contemplazione. È proprio San Tommaso d'Aquino a indicarci i sei modi tramite cui questo dono ci conduce a penetrare nell'intimo le verità della fede. Innanzitutto dice San Tommaso d'Aquino, che veniva chiamato anche dottore angelico perché per l'acutezza con cui penetrava le verità, no? E il dottore angelico diceva che il dono dell'intelletto ci fa vedere la sostanza dei misteri occulti che sono nascosti dagli accidenti. Cioè cos'è la sostanza, ciò che sta sotto, o sono gli accidenti ciò che appare. Facendo riferimento all'Eucaristia, e grazie a questo istinto divino che ci viene dato dal dono dell'intelletto, che noi subito con un semplice sguardo percepiamo la divina realtà al di là degli accidenti, cioè delle apparenze.
cioè delle forme esteriori dell'Eucaristia che sono il pane e il vino. Di qui la grande devozione di tutti i mistici per l'Eucaristia. Con un solo sguardo colgono la divina presenza al di là delle apparenze del pane e del vino. Per molti di essi, in tempi in cui non era in uso la comunione frequente, il desiderio dell'Eucaristia è stato un vero martirio di fame e di sete. Pensiamo per esempio a Santa Caterina da Siena, perché lo percepivano appunto come impossibilità di incontrare personalmente il Cristo, lontananza e separazione dalla sua presenza reale. Questo è un esempio concreto di come don dell'intelletto ci porti subito al di là delle apparenze per portarci alla sostanza. E questo è vero per ogni verità di fede. Queste anime mistiche, molto spesso, sono persone semplici e nascoste che davanti al Santissimo Sacramento dell'altare non pregano oralmente e neppure meditano o ragionano, ma si limitano a tenere l'occhio fisso sul prigioniero divino per amore, con uno sguardo semplice e penetrante. Il santo curato d'Ars, che aveva questo ardente fuoco, diceva: davanti al Santissimo Sacramento io guardo Gesù e Gesù guarda me. Quindi vedete che dono dell'intelletto, cari amici, è quello che ci porta veramente alla sostanza della fede, perché ci porta al di là delle apparenze per entrare nel cuore di tutti i misteri della fede. Ciò ci porta al grado mistico della contemplazione. Un altro effetto mirabile del dono dell'intelletto consiste nel cogliere il senso profondo della Divina Scrittura. C'è un'analogia fra la Sacra Scrittura e l'Eucaristia, e l'una e l'altra hanno un'analogia con il mistero di Cristo, il Dio fatto uomo. Come in Gesù, al di là dell'umanità, dobbiamo cogliere la divinità, anzi, come dobbiamo vedere il volto fiammeggiante del Verbo di Dio al di là del volto umano, perché la sua umanità è l'espressione della sua divinità, come al di là delle specie del pane e del vino dobbiamo cogliere la presenza del Cristo nell'Eucaristia, così al di là della parola umana, della Sacra Scrittura, dobbiamo cogliere la parola di Dio. Come sapete, i libri della Sacra Scrittura sono stati compilati da un autore umano, tutti da un autore umano o da più autori umani, ma esso è soltanto uno strumento dello Spirito Santo che è l'autore principale, per cui gli autori umani sono veri autori, ma sono strumentali, ed è tale l'azione dello Spirito Santo che di quelle opere si deve dire è parola di Dio. E opera dello Spirito Santo. Ed è proprio grazie al dono dell'intelletto che molte volte, senza bisogno di tanti studi esegetici, possiamo cogliere la profondità e l'intensità vivissima di una parola o di un versetto della Sacra Scrittura, per cui percepiamo che quel testo proviene da un abisso di luce. Conosciamo il caso di molti santi che hanno costruito la loro vita su una sola parola della Sacra Scrittura. Per esempio, Santa Teresa d'Avila ha costruito tutta la sua vita di lode, ringraziamento, amore a Dio, su un versetto del Salmo 88, versetto 2, che dice: «Canterò senza fine le misericordie del Signore». Questa Santa Teresa d'Avila, la riformatrice del Carmelo insieme a San Giovanni della Croce, un'altra carmelitana, Santa Teresa del Bambino Gesù, invece ha costruito tutta la sua piccola via alla santità sull'espressione del libro dei Proverbi che dice: chi è inesperto accorra qui. Cioè, lei si riteneva una inesperta, si riteneva una illetterata, una bambina, insomma. Chi inesperto corra qui. A loro, come a moltissimi altri santi che hanno basato la loro esistenza su un versetto del Vangelo, lo Spirito Santo ha svelato le profondità di queste espressioni attraverso il dono dell'intelletto. Inoltre, questo dono
permette di cogliere il significato misterioso di molte somiglianze e figure bibliche. Cioè ci dà la possibilità di fare una vera esegesi della scrittura. San Paolo vide nella pietra viva del deserto, da cui scaturiva l'acqua per dissetare il popolo di Israele, la figura di Cristo. In numerose opere mistiche, per esempio nella vita della Madonna di Sor Maria Gesù della Greda, molte figure bibliche che a noi sembrano materiali in realtà si rivelano come bellissime simbologie cristologiche e mariane. Senza il dono dell'intelletto non si può fare una vera esegesi biblica, perché un'esegesi biblica che fosse puramente scientifica porterebbe soltanto alla conoscenza della scorza esterna della scrittura, mentre il dono dell'intelletto ci porta alla sua intima essenza. Siamo un esempio concreto, cari amici, uomini, cioè donne straordinarie come Esther, come Giuditta. Ecco, il dono dell'intelletto ci fanno vedere in quelle figure l'anticipazione, diciamo così, della Vergine Maria. Giuditta che taglia la testa a Oloferne, il dono dell'intelletto ci fa vedere in Giuditta che taglia la testa a Oloferne la donna vestita di sole, che combatte e vince il dragone infernale. Così pure in Esther, che salve il suo popolo, che doveva essere sterminato il giorno 13 dal re Assuero, interviene presso il re e ottiene la grazia per il suo popolo. Ecco, è il dono dell'intelletto che ci fa vedere nelle figure dell'Antico Testamento delle anticipazioni del mistero cristiano. Allo stesso modo, il dono dell'intelletto ci fa capire i bellissimi simbolismi di cui sono intessute le cerimonie della Chiesa. La liturgia, con i suoi riti, le sue formule, con i suoi segni, i suoi gesti, i suoi paramenti, a un occhio razionale potrebbe sembrare arcaismo, mentre l'espressione di bellezza spirituale che stimola l'anima alla tenerezza interiore e alla devozione, ma occorre il dono dello Spirito Santo per comprendere questi valori. E potremmo estendere questa intuizione profonda della realtà all'universo intero. Il dono dell'intelletto ci fa percepire tutto l'universo come espressione della grandezza e dello splendore di Dio. Io mi ricordo di aver letto delle pagine bellissime, stupende, di Thierry de Chardin, no? Specialmente l'Eucaristia al centro del mondo, no? Dove evidentemente Thierry de Chardin, che aveva questo dono mistico, questa visione mistica della realtà grazie al dono dell'intelletto, vedeva l'Eucaristia come il centro dell'universo attraverso il quale Cristo irradia la sua potenza di resurrezione in tutto il mondo, e vedeva nell'Eucaristia già presente quei cieli nuovi con la terra nuova, nella santa umanità di Cristo, già presenti come caparra della nuova creazione. Queste visioni straordinarie, queste visioni mistiche straordinarie sono frutto del dono dell'intelletto. E infine è ancora il dono dell'intelletto che ci permette di individuare la presenza di Dio in tanti avvenimenti che sembrerebbero del tutto casuali della nostra giornata, della nostra vita. Quanti hanno iniziato il cammino spirituale si rendono conto che tutte le situazioni e i fatti che la vita offre non sono, come sembra, frutto del caso, ma in realtà manifestano una presenza divina che noi incominciamo a scorgere perché lo Spirito Santo inizia a darci uno sguardo interiore, per cui uno capisce che certe cose non sono per caso, ma sono opera di Dio e opera della provvidenza divina che interviene nella nostra vita. Ma per capire questo ci vuole il dono dell'intelletto. E cari amici, poi noi quando lo raccontiamo agli altri, quelli non ci credono perché non hanno il dono dell'intelletto. Perché è lo Spirito Santo che ci dà questa capacità di vedere la presenza di Dio nella nostra vita, anche negli avvenimenti che molte volte all'apparenza sembrano inspiegabili o insignificanti. Insomma, cari amici, chi ha il dono dell'intelletto riesce a vedere Dio in ogni cosa e al di là di tutte le cose. Beati coloro che hanno questo grandissimo dono. E al prossimo appuntamento, cari amici, vedremo i vizi opposti al dono dell'intelletto e i mezzi per incrementare il dono dell'intelletto.
Radio Maria. Abbiamo trasmesso I doni dello Spirito Santo. Catechesi di Padre Livio.